Ok ragazzi, possiamo continuare. Bentornati a tutti sul canale di Nico in Game. Ci stiamo dirigendo verso il bacino idrico e in una nuova zona, più precisamente la zona di Muro, il tipo tutto storto, gobbo, strano, una specie di essere strano, non è propriamente un essere umano. Non saprei definirlo con esattezza che roba sia, comunque sia, ci stiamo dirigendo verso di lui a recuperare il terzo flacone. Beh, non abbiamo ricevuto una grandissima accoglienza, perché è una creatura, una sorta di licantropo, però diverso rispetto agli altri che abbiamo visto fino adesso. Ci ha attaccato, non potevamo ammazzarlo, quindi è chiuso dall'altro lato, quindi ci siamo dovuti fare stealth e l'abbiamo dovuta girare per appunto cercare di evitarlo. Siamo arrivati qui. Ci sarà sicuramente un modo per sconfiggerlo, per batterlo, ma per il momento siamo finiti qui dentro. Quindi andiamo avanti ragazzi, con cautela, perché potrebbe succedere qualsiasi cosa. Poi come sempre, mi raccomando, fatemi sapere la vostra, se vi fa piacere lasciate like, condividete. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale, perché poi tra l'altro siamo a corto di munizioni. Non abbiamo un Kaiser. Ah, ecco il terzo coso. Moro. È lui. Che fa? Sta male? Madre Miranda, per voi farei qualunque cosa. Porca puttana, quanto è brutto! È più brutto di quanto mi immaginassi. Ehi, la bimba speciale di Miranda, cosa vuoi fare? Non è sua figlia. Oh, hai qualcosa al contrario. Che significa la bimba speciale di Miranda? Madre Miranda rivuole sua figlia. Basta stronzate! Aspetta, aspetta, ti prego, se me lo rubi, gli altri rideranno di me, ma se sarò più bravo di Che me ne loro, frega! fermo un attimo solo, ti prego! Questo qui mi caccia addosso, attenzione. Sei stupido e parli troppo. Ti ho pregato, ho bloccato l'uscita. Cosa stai... Questo è il mio territorio e io non ti farò scappare. Puttana. È più brutto di quanto mi immaginassi, di quanto mi ricordassi, ragazzi. E mo? Non ricordavo che... Che fosse così brutto. Comunque sia, questo qui... Che è una pestilenza totale. Occhio non toccare sta porcheria che ci impestiamo male anche noi. Non è possibile, ragazzi, che non ho niente. Sono accorto di ogni cosa. Imbarazzante, non possiamo fare niente. Come esco da qui? Comunque il flaccone ce l'abbiamo, quindi è già qualcosa, eh? Già qualcosa.
Oh, grazie. Ma che gentili. Allora, fin qui tutto ok. Dunque, quando avrai finito, lascia la chiave della barca nella capanna della miniera. Hans è morto, niente più pesca per un po'. E la sua morte non è stata un incidente, è stato divorato da un pesce gigante con tutta la barca. Ah, bene, quindi ho una brutta esperienza con i laghi, ragazzi, mi ricorda qualcosa riguardo Resident Evil 4. No, ma non ce l'abbiamo la chiave. Allora, scusate un attimo, eh. C'è qualcosa, ma è irraggiungibile. Qui mi serve la chiave, ma non ce l'abbiamo. Qui chiavi non ce ne sono. Dunque, devo tornare indietro? Aspettate. Ah, potrebbe rompersi con un po' di forza. Ok, che cazzarola. Non riuscivo a trovarla questa benedissima chiave. Si passa per di qua. Piano.
Chiave, 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 sì! Cazzo. Non sono pronto ad affrontarlo. Quante cazzarola sono? No, vabbè. Posso fare niente. Allora facciamo una cosa. Ok, no! Morti tutti? Sì. Ottima strategia. Torniamo a noi. Porca miseria. Ah, è qui sopra. Aspetta, c'è un altro qui dentro. Bene. Vabbè, andiamocene. Lago artificiale. Cazzo di schifezza. Porca miseria. Che cos'era? Che diavolo! Un laboratorio di ricerca. Che cazzo succede qui? Levati di dosso! Stai giù, cazzo! Ita! Beh, mi sorprende che tu sia arrivato fin qui. Chris! Vorrei che succedesse qualcosa proprio ora. Certo, Chris, come no? Hai ucciso Mina! Ammazza anche me, finisci il lavoro! Ehi, capo, rilevo dei movimenti preoccupanti, per favore. Meglio andarsene. Che movimento? Di che origine? Sconosciuto, ma siamo in questo posto da troppo tempo. E Miranda lo sa. Ehi, hai detto Miranda! Che c'entrate con lei? Lascia perdere, Ethan, è al di fuori della tua portata. Mentre l'analisi dei campioni ti è... Sicuramente un legame con la morte. Questa storia, porca miseria.
cos'è sto schifo? L'uscita è sott'acqua. Sei finito. Non ho tempo da perdere. È troppo tardi. Miranda sta già preparando la cerimonia. Miranda ha mandato te per fermarmi. No, che crudeltà! No, non è giusto! Dovrei esserci io con lei! Non tu! Di che stai parlando? Che cazzo di problema! Porca puttana! Non riesco più a trattenermi! Oh, oh Dio! Oh madre! Oh, perché? Porca! Via, 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 sta distruggendo tutto! Itta, non deludermi proprio ora! Vabbè, qui non può salire. Ma ragazzi... E adesso che faccio? Ha detto che l'uscita è sott'acqua. Allora, cerchiamo di organizzarci poco a poco. Cos'è? Se riesco a frenare l'acqua, non c'è corrente. Ripristina la corrente alla diga. Ah, Duca! Stai cercando qualcosa in particolare? Che cazzarola ci fai qui? Ho qui delle novità proprio per te, signor Winters. Allora, che facciamo? Munizioni di fucile di precisione. Progetto munizioni stordenti, progetto mina, soluzione medica. Va bene, qualcos'altro? Questo è un investimento. Queste cose le vendiamo. Diamo il via alle spese folli. Ok, mina, dai, la prendiamo una mina per sicurezza, anche ne prendiamo due. Non ha più niente il nostro Duca, porca miseria. Alla prossima volta. Mannaggia. Neanche munizioni possiamo acquistare più dal nostro Duca. Duca, cioè, però cerca di rifornirti poco a poco, altrimenti non mi aiuti così. Già non ne ho io munizioni, non ho niente. Che cazzo.
Andiamo per di qua. Questa manovella è vecchia e consumata, sembra possa staccarsi da un momento all'altro, spero non si rompa, ce ne resta solo un'altra, quella del secondo mulino. Stanno galline qui. Sono un casino da beccare ste gallinacce. Frammento di qualcosa, ok. Prima butto un occhio, eh. Dannazione. No, niente, non fa, non fa. Lo so, anche io, ti capisco. Sarola. Perfetto, divorati, bene. Ma se lo spariamo da qui? Yes, ok. Cazzo.
No, c'è qualche problema. Dobbiamo cercare di capire come cazzo là. No! Merda! Allora, dopo un po' si abbassano. Ok. Occhio. Occhio. Ma dai. Ma vaffanculo. Niente, ragazzi, non corre, Ethan. Questo qui ci sta facendo il culo. Ma una canna da pesca, no? Così magari lo peschiamo. Un arpione. Qualcosa. che cazzarola. Ma mi ricordo che Leon in Resident Evil 4 aveva una scorta infinita di arpioni. Darne qualcuno anche a Ethan. No, sei un coglione. Non esce? Il maledetto. Ti ho fregato. No.
Ok. Non puoi arrampicarti così? Vai. Attenzione. Ci è mancato poco. Ok. Apri la diga. Da che parte si passava? Ai. Prendere le scale? No. No, ma non credo sia fattibile tornare indietro da qui. Si passa da qui, ok. Allora. Sarola. Allora, i due azzurri qui così, quindi l'arancione qui. No, aspettate. Cazzo, Duca, ti sei cagato addosso. Arancione, bianco, arancione, bianco, azzurro. A posto. Senza acqua il
pesciolino. E mi sa che ce lo ritroviamo da qui, da qualche parte. È appena passato il bastardo, il viscido. Allora, 1 ottobre, giorno di sole. Madre Miranda mi ha portato 5 abitanti del villaggio, proprio come avevo chiesto. Li ho addormentati con un liquido e poi gli ho messo il caudo nella pancia. Caudo nella pancia. Non so che cazzarola sia. E non vedo l'ora che cresca nella loro pancia. 2 ottobre, nuvoloso. 4 degli abitanti del villaggio stamattina erano morti. Uno è quasi un Lycan. Li ho mandati al laboratorio sulla montagna. Ho fallito di nuovo, madre vuole involucri forti, ma non ci riesco, mi servono più persone. Caricatore maggiorato. Monta. Equipaggio. Zona di scontro questa, ragazzi. Non ti piace il fuoco, eh? Pezzo di merda. Non ti garba il fuoco. Dove te ne vai? Dove scappi? Che cazzo merda sta facendo? Porca puttana, mi sta... Fermi tutti un attimo. Bastardo, guardate come mi ha ridotto. Fanculo. No, boh. Un casino, non ci sto capendo più niente. Fammi equipaggiare 2 di queste cose, va.
Merda. Vabbè, oh. Non vieni? Sono qui, vieni. Sono qui. Pezzo di merda. Schifoso. Guardare in quel modo. Sì. Moro cristallizzato. Disgustoso. Ben detto. Oh, ce l'abbiamo fatta. Non è stato semplice. Mi ha fatto faticare. In certi momenti credevo di non farcela. Però ce l'abbiamo fatta. Bene. Altro boss andato. Il terzo dei quattro signori. Abbiamo anche il terzo flaccone che abbiamo recuperato praticamente subito. Il problema era andarcene da questo posto di merda. Però. Vabbè, in effetti dovremmo ancora andarcene da questo posto. Ma credo che ormai non sia più un problema. Visto che abbiamo eliminato la minaccia principale. Credo, credo. L'uscita più avanti. Allora, madre Miranda mi ha dato un barattolo con dentro Rose. Pensavo mi avrebbero escluso perché tutti mi odiano. Ma Heisenberg dice che ognuno ha avuto un pezzo di Rose perché la cerimonia non può funzionare se non ci siamo tutti. A madre non sembra importare. E madre dice che Rose è un involucro. Con un involucro madre può riavere la sua bambina perduta. Ah, interessante. Anche se è morta tanto tempo fa. Ma se madre lo farà, che ne sarà di me? Non sono il suo vero figlio, mi abbandonerà? No, non voglio. No, 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 ma tanto ormai non ha più importanza perché... Oh.
Oh merda. Evviva. Cosa dovrei fare? Combinato con... Ok, che bene. Sei meglio di ciò che pensavo. Chi parla? Andiamo. Ci siamo incontrati poco fa, non che sia importante. Sei l'ultimo stronzo da fare fuori, vero? Sei combattivo, Ethan. Lo devo ammettere. Ma che cosa farai quando avrai tutti i flaconi? Che cerchi di dirmi? Potrei darti una mano. Stai cercando di corrompermi. Povero stupido. Se non mi servissi ti ucciderei. C'è una fortezza. È appena fuori dal villaggio. Vai lì e prendi il mio flacone. Se lo fai, avrai vinto. Ma prima devi tornare al cimitero. Egocentrico idiota. Questo è Heisenberg. Non posso distruggerlo questo vaso. No, a quanto pare no, non possiamo distruggere il vaso. Vabbè, dai, qui c'è altro? No. Allora, c'è uno scrigno qui che vorrei cercare di recuperare. Il fatto è che se andiamo qui poi... Vabbè, vediamo, vediamo, eh. Perché qui torniamo dove eravamo prima, ok. Nada. Allora, ci sarà un modo per raggiungere quello scrigno facilmente. Qui siamo letteralmente tornati indietro, ragazzi. Qui c'è anche il lupacchiotto, se non mi sbaglio. Salva. Però adesso che abbiamo la manovella, possiamo aprire questo cancello. Dove ci conduce?
Sì. Che... Ah, salve. Ancora? Mi fate raccogliere lo scrigno, se possibile. Niente. Oh, quanto cazzo sei resistente. Ammazza, oh bella! Aspetta. Fighissima! Ne è valsa la pena, ragazzi. E madre Miranda mi ha dato una montagna. Ora posso fare tanti esperimenti col... questo è il mio laboratorio segreto speciale. Oggi ho fatto 3 esperimenti, ma sono tutti falliti. Ho fatto un disastro. Ho inserito e poi ho provato a iniettare del sangue di lupo nella spina dorsale. Il tipo ha iniziato a contorcersi e poi ha ucciso il mio assistente. Non sapevo come fermarlo. Allora l'ho messo in una gabbia. Ora devo dargli da mangiare. Forse è la creatura che... che ci ha attaccato, che ci ha assalito appena abbiamo messo piede qui, qui in questa zona. Eh sì, cazzo. Ma possiamo sconfiggerla in qualche modo? Non saprei, ragazzi, non saprei.
Me la batto, me la batto. Labirinto. Dove merda sta il labirinto? Porca miseria. Vabbè ragazzi, io mi fermo qui con questo episodio. Poi vediamo di raggiungere il labirinto, quella specie di giochino che si dovrebbe trovare qui. Boh. Poi lo andremo a cercare. Comunque l'importante è che abbiamo superato anche questa fase. Abbiamo sconfitto anche Monroe. Abbiamo ottenuto il terzo flaccone. Perfetto. Ci concluderemo questa zona al prossimo episodio. Abbiamo praticamente finito. Dobbiamo tornare indietro. E poi vedremo. Poi dobbiamo dirigerci verso la fortezza. Voi come sempre fatemi sapere la vostra. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.